Dopo la cattura del superboss latitanti, si indaga a tutto campo nell'Agrigentino sui rapporti tra mafia e politica. Sarebbero già stati notificati di recente alcuni avvisi di garanzia eccellenti, a parte quelli già noti. I pentiti parlano, i politici tremano. È una delle notizie emerse durante il convegno che si è svolto al Teatro Regina Margherita di Recalmuto in occasione della presentazione del libro Da Messina a Falsone, strade senza ritorno, scritto dal giornalista Franco Castaldo, direttore di Grand'Angolo. A ragionare ad alta voce di mafia e politica con l'autore in un interessante incontro moderato dal direttore di Fuoririga Gero Tedesco nel paese di Leonardo Sciascia sono stati gli avvocati Giovanni Castronova e Salvatore Pennica, difensori dei due ormai ex capi di Cosa Nostra Agrigentina, Giuseppe Falsone e Gerlandino Messina. Deve scontare un fine pena mai, di un soggetto sottoposto al 41 bis, di un soggetto che si deve attrezzare per il resto della propria vita a sopportare la carcerazione con sentenze passate in autorità di posta giudicare. E come sta vivendo il suo assistito i primi giorni in carcere? Ognuno deve essere pari al proprio destino, consapevole di ciò che lo aspetta, e quindi è un problema personale del destino, credo che ad oggi lo stia affrontando. Ha manifestato l'intenzione di voler collaborare con la giustizia? Con me mai. Ma Falsone attualmente ha alcuni processi pendenti, con tre processi pendenti, e quindi cerca di difendersi nelle sedi opportune, quindi nel processo, per dimostrare come lui ritiene la sua innocenza. I processi pendenti, ma anche condanne definitive all'ergastolo, come ha cominciato a scontare i primi giorni di pena in carcere? Il carcere ovviamente non piace a nessuno, soprattutto il regime del 41 bis. Abbiamo impugnato il decreto di applicazione al 41 bis e quindi confidiamo nel suo annullamento. Viviamo alla giornata, cerchiamo di approntare linee difensive più adeguate alla sua situazione, senza, sapendo che comunque la strada è ardua e difficile, quindi non facendoci facili illusioni. Tuttavia cercherà, diciamo, almeno con la volontà che ha attualmente di difendersi, ripeto, all'interno del processo e non contatti che sottraendosi al processo. Ha manifestato l'intenzione di collaborare con la giustizia? Non mi risulta e non mi interessano queste eventuali sue scelte, che sono scelte autonome che lui dovrebbe eventualmente rendere e prendere con la sua coscienza, non certo con me. Io lo difendo tecnicamente per quelle sono le sue accuse, per quanto riguarda il resto è un problema suo, non è un problema mio. Da Falsone a Messina, strade senza ritorno. Attraverso le vicende giudiziarie e familiari di due tra i più sanguinari boss della mafia si ripercorre la storia e di Cosa Nostra Agrigentina. Sì, è vero, attraverso queste due figure di criminali, possiamo dirlo anche per sentenza, si ripercorre un ventennio della storia di mafia della provincia di Agrigento, non fosse altro perché i genitori dei due ultimi ex latitanti appartenevano a Cosa Nostra ed entrambi in episodi diversi sono stati assassinati dalla mafia. Diciamo che sia Messina che Falsone sono accomunati da questo destino che è tragico, che parte appunto dall'uccisione dei rispettivi genitori. Gerlandino Messina era appena 14enne quando venne ammazzato il papà. Quindi attraverso la loro storia in questo libro si racconta un ventennio di mafia agrigentina attraverso le figure principali, quelle più importanti, perché i loro padri erano certamente figure di spessore nel panorama mafioso agrigentino, e raccontiamo appunto la storia della mafia di Agrigento. I Messina e Falsone, due capi mafia il cui potere criminale andava oltre la provincia di Agrigento? Beh, inevitabilmente, perché basta per esempio guardare la corrispondenza, i cosiddetti, la corrispondenza non ufficiale evidentemente, i cosiddetti pizzini. Falsone colloquiava quasi giornalmente con Bernardo Provenzano, il capo dei capi, sono stati trovati numerosi pizzini di questa corrispondenza, quindi avendo un ruolo apicale in Cosa Nostra della provincia di Agrigento, inevitabilmente nascevano e c'erano i contatti con le altre organizzazioni, che poi l'organizzazione è una sola, ma diciamo le organizzazioni delle altre province. E non bisogna scordare per esempio l'esito dell'ultima inchiesta antimafia di Catania, l'inchiesta Ibis, dove i collegamenti con Falsone, con la mafia di Agrigento sono strettissimi ed evidenti.
Dopo la cattura dei due superlatitanti agrigentini da parte di polizia e carabinieri, ci sono stati segnali di riorganizzazione delle cosche agrigentine. Chi è il nuovo capo provinciale? Beh, direi che il nuovo capo provinciale con assoluta certezza è azzardato, però è lecito poter fare delle riflessioni. Le maxi operazioni degli anni 90 hanno partorito delle condanne e quelle condanne sono oggi esaurite. Una teoria investigativa abbastanza fondata è quella secondo la quale non c'è il nuovo che avanza ma il vecchio che avanza, cioè coloro i quali che hanno avuto delle vicende giudiziarie pesanti, scontate le loro pene e soprattutto sgomberi delle presenze di Gerlandino Messina e di Giuseppe Falsone, stanno cercando di riannodare le fila, forti di un carisma che non è mai mancato, e dare un nuovo assetto a Cosa Nostra in provincia di Agrigento. Tanti successi nella lotta alla mafia nell'Agrigentino dal punto di vista giudiziario, e dal punto di vista culturale ancora c'è tanto da fare. A mio modo di vedere sì, però manifestazioni come quella di stasera e molte altre che se ne registrano in tutta la provincia ci fanno ben sperare per il futuro. Adesso si parla molto di più di mafia, cosa che non avveniva prima, e sollecitare le coscienze e puntare l'attenzione sul fenomeno mafioso non fa mai male. Credo che siamo proiettati verso un futuro certamente migliore.